Benvenuti in questo nuovo video sul canale di Cliphangler. In questo video mostrerò il movimento di diversi tipi di gomme montate in diversi modi, più lunghe, più corte, con poca piombatura, molta piombatura, ed avremo l'opportunità e la fortuna di poterle vedere insieme al pesce foraggio che andranno ad imitare. Ecco la prima. Purtroppo c'è anche molto materiale in sospensione, ma è stato necessario fare il video in queste condizioni per avere proprio questa opportunità, ovvero far vedere il movimento, ad esempio, di questo shad, quindi con la codina, insieme al pesce foraggio presente in zona, molto molto simile fra l'altro. Questo banchetto di pesci, vedete com'è. La gomma lo imita molto molto bene, effettivamente. Insieme al banco di pesci che si sta muovendo all'unisono, come vedete qui, ci sono anche delle castagnole che, se notate, non vengono affatto disturbate dal movimento che facciamo fare alle esche. Ecco qui un altro colore ed un altro tipo di gomma, questa qui con una coda un po' più tozza, che come vedete non fa un gran movimento. Però si fa notare dal colore molto molto acceso, si vede molto meglio di quella di prima, si nota di più, quindi potrebbe essere un disturbo per un predatore. Ora la vedremo nuotare verso di noi, eccola qui, con piccoli colpetti che la fanno saltellare. Eccola di nuovo con dei colpetti un po' più decisi, guardate che bel movimento che fa con poco piombo, senza scendere troppo. Ora la vedremo invece in un recupero lineare, eccola, lento, e viene quasi dritta, cioè non fa quasi nessun movimento. Essendo molto tozza la coda, come vedete, ha bisogno di un recupero più veloce per potersi muovere. Questa qui invece è molto molto più mobile, perché la coda è meno tozza e come vedete è più fine, permettendo alla gomma di fare davvero un bel movimento con lo shad, con la coda, anche recuperata a bassissima velocità o semplicemente in caduta. Guardate, adesso si muove praticamente tutta. Questa è una gomma che risulterà molto molto attrattiva per i predatori. Questa qui ha un po' più di piombo, come vedete, quindi scende molto più velocemente, ha una coda molto grossa, è un po' meno mobile ed ho messo qui un piccolo assist. Il movimento, come vedete, ce l'ha sempre, però anche se diversa da quella di prima, vedete che è un po' più limitata nel movimento della parte centrale del corpo, proprio a causa del piccolo assist che ho messo. Tutte queste gomme naturalmente sono state provate in queste condizioni per avere anche una risposta rispetto a quello che è la corrente. Ecco un'altra gomma che è sempre shad, colore bianco molto visibile, con una pesante piombatura in testa. Guardate come scende, anche sul recupero lineare ce la ritroviamo praticamente molto in basso. Come la lasciamo cadere un po', come avete visto, scende verso le rocce. Quindi è importante fare un recupero un po' più veloce di queste gomme, ecco perché bisogna a volte piombare di meno, come in questo caso, vedete, qui siamo addirittura spiombati, per permettere alle gomme di non arrivare immediatamente sul fondo ed avere un movimento molto molto più naturale quando le recuperiamo lentamente. Eccola qui di nuovo, guardate come si confonde con il resto dell'ambiente. Anche la colorazione naturalmente confonde questa gomma spiombata con il resto dell'ambiente marino e del pesce foraggio. Bellissimo il movimento che fa questo banco di pesce foraggio vicino alla videocamera. Ed ecco di nuovo la gomma spiombata, molto molto naturale. Qui invece vediamo una grossa gomma di colore arancione che ha una piombatura con amo offset che le permette praticamente di mantenere inalterato il suo movimento, che fa tranquillamente anche recuperata lineare. Eccola qui,
tenendo la testa verso il basso, proprio come se fosse un pesce che sta andando per fatti suoi. Qui recuperata più veloce, con un assetto un po' più orizzontale. Ed ecco sempre la stessa gomma armata con lamo offset, ma con il sistema pendolino. Vedete che bel movimento che gli si riesce a dare. Saltella praticamente come un pesce che sta ricercando qualcosa da mangiare in questo ambiente roccioso. Eccola qui, recuperata a saltelli. Molto molto adescante. Eccola di nuovo recuperata a saltelli. Davvero bello il movimento che fa questa gomma, questo shad. Qui vi ricordo che è il sistema a pendolino, quindi con un cornetto in questo caso, piombo a forma di corno, che grazie al movimento che fa permette anche di dare questo movimento all'esca. Qui ce la ritroviamo invece sempre la stessa gomma, ma spiombata. Ecco che scende lentamente, quindi la possiamo lasciare cadere tranquillamente perché ci metterà un bel po' a toccare il fondo, ed anche se lo fa sarà difficile farla incagliare, perché come vedete è praticamente liscia, quindi si poggerà sulle pietre o negli anfratti e poi difficilmente andrà ad incagliare. Questo è un sistema molto molto utile, ad esempio per dare a questo tipo di gomma, che è una camera d'aria, in questo caso ha un piccolo peso, se lo notate, quella parte nera centrale della pancia, che le permette di avere un movimento molto molto naturale e di scendere lentamente. Eccola qui con un recupero lineare fatto a saltelli. Questa invece è una gomma molto molto particolare. È sostanzialmente un'anguilla. La forma del corpo richiama quella dell'anguilla ed ha questa paletta con il piombo che permette di fare davvero dei movimenti veramente veramente, vedete, quasi ipnotici ed attrattivi nei confronti dei predatori. Bene, ho voluto farvi vedere questo video perché così completo non l'avevo mai caricato, solo alcune parti in alcuni video, per darvi un'idea di come si comportano le esche nell'ambiente in cui andremo ad utilizzarle. Bene, questo video serve anche per fare un confronto con quello che il pesce foraggio l'abbiamo fatto. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, una condivisione ed un like e naturalmente l'iscrizione sono sempre graditi. Alla prossima!